Allora, raga, e ben ritrovati qua nel mio canale. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Però questo video, raga, non sarà un video in cui praticamente mostrerò qualsiasi una partita qualunque. Oppure, ecco, non spara, ok. Allora, vi sto dicendo che questo video sarà un tutorial, diciamo, su come scaricare questo Fortnite che è per iOS, che è stato annunciato dall'Epic Games l'altro ieri, a sabato. E niente, c'è un modo particolare per scaricarlo, visto che non tutti sanno che per ricevere l'invito bisogna fare diversi passaggi, non basta registrarsi nel sito. Quindi oggi, raga, vi spiegherò un po' come si fa. Se vi è piaciuto il like, se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi. Intanto qua sotto vedete un passaggio alla partita carina che ho fatto, in cui sono arrivato secondo, tra l'altro. Allora, la prima cosa, raga, da fare è andare sul sito dell'Epic Games ufficiale e registrarsi con un vostro account, quindi sia PC, sia Xbox che anche PlayStation 4. L'importante è che avete una mail valida, perché dalla mail vi manderanno l'invito, tramite la mail vi manderanno questo invito per scaricare appunto Fortnite dall'App Store. Non tutti però potranno scaricarlo, perché verrà, diciamo, dato a gruppi più o meno. Quindi magari un giorno ne danno via 1 milione di inviti, il giorno dopo ne danno via 2 milioni. Prima testano soprattutto come vanno i server con tanta gente, poi dopo vedono se riescono a tenerne di più. Quindi, raga, la prima cosa da fare appunto è registrarsi nel sito della Epic Games con un vostro account. E la seconda cosa da fare, raga, è andare nel link che vi manderò, che vi lascerò qua sotto, e diciamo selezionare voglio scaricare Fortnite per iOS. E dovete selezionare il modello di telefono che avete. Io per esempio l'ho già fatto ed ho usato l'iPhone S6S. E quindi, una volta selezionato diciamo il modello che voi avete, vi uscirà una schermata con scritto "Grazie per essere registrato, ora siamo nella lista d'attesa". E una volta che siete nella lista d'attesa, raga, non dovete fare praticamente più niente. Se siete fortunati e vi siete registrati prima degli altri, l'invito vi arriverà, diciamo, anche abbastanza presto. Però, raga, vi consiglio di registrarvi più presto, perché io per esempio mi sono registrato, non mi ricordo, appena avuto un attimo libero, mi sembra alle 2, quindi neanche troppo presto, perché prima non c'era il link per registrarsi. Appunto, una volta registrato, dopo neanche 30 o 50 secondi, 30 barra un minuto, 30 secondi o un minuto, vi arriverà una mail. Quindi dovete controllare subito la mail, perché vi uscirà la conferma che voi vi siete registrati. Mi raccomando, raga, controllate la mail, perché se non vi è arrivata la mail vuol dire che avete messo la mail sbagliata e l'account sbagliato. Quindi, raga, vi consiglio sempre di controllare che la mail vi sia arrivata. Una volta controllata la mail, non dovete fare praticamente più niente. Ormai siete nella lista d'attesa e quindi non dovete fare più niente e aspettare soltanto il che vi arrivi un invito. L'invito è, raga, mandato sempre tramite mail, e per chi non lo sapesse, vi daranno anche un codice per i vostri amici, se volete invitarli o giocare con loro. Però non so quanti codici vi danno, sinceramente, per da condividere con i vostri amici. Quindi vi siete registrati, avete fatto tutto, e in teoria, raga, nel giro dei mesi dovreste avere un po' tutti Fortnite per iOS. Non so, in base a quando vi siete registrati, regà, avrete la precedenza. Quindi se uno si è registrato per esempio alla mezzanotte 1 e uno si è registrato alle 12, quello che è alle 12 probabilmente lo riceverà un giorno o due dopo. Cioè, comunque nel corso di un mese riceverete tutti l'invito per scaricare appunto Fortnite per iOS. Quindi, ragazzi, non ho più nient'altro che dire. Guardatevi questa fine di questa clip in cui cecchino faccio delle belle cecchinate. Chiudiamo tutto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!